Beh, è stata una giornata importante perché sicuramente è stato un motivo di crescita. Mettere insieme autorevoli accademici, società di produzione con i loro rappresentanti legali, produttori indipendenti, addetti ai lavori, per parlare del tema del format, del paper format, del diritto d'autore, della integrità di un progetto, dell'eventuale plagio, delle relazioni che ci sono tra il prodotto e i fornitori e i consumatori, ecco, sono elementi di crescita, soprattutto perché abbiamo visto che ci sono oramai, con la moltiplicazione dei canali televisivi e anche delle modalità trasmissive, i contenuti che scaturiscono da format sono oramai sempre di più, la necessità di regolamentare e riconoscere la creatività, l'originalità di questi prodotti diventa fondamentale, e la giornata di oggi ha parlato proprio di questo. Sulla prospettiva di tutela del format, del mercato, cosa c'è? Le prospettive di tutela del format, al di là dei progressi che farà la giurisprudenza da questo punto di vista e ne sta facendo, deriva proprio probabilmente anche da giornate come queste, dove si cominciano a conoscere realtà nazionali e internazionali che lavorano proprio sul confronto tra i vari format per la loro tutela, nel senso che più il mondo degli autori, dei produttori, dei broadcaster si riferiranno a dei luoghi che potranno verificare ex ante ovviamente le caratteristiche dei format e quindi la loro percorribilità, la loro tutela, maggiormente questo lavoro produrrà degli effetti positivi. Quindi ci sarà una sorta di regolamentazione sempre maggiore a livello normativo, ma ci sarà anche una autoregolamentazione, noi auspichiamo, che a partire dai produttori e dai broadcaster consentirà una maggiore tutela del format.